Grazie mille. Grazie, io sono brevissimo, quando voglio in qualche modo cogliere l'occasione, la presenza della telecamera, la probabilità che i filmati siano riversati su YouTube per rispondere e per replicare ad alcuni interventi che evidentemente non ho condiviso. Io parto da un presupposto di straordinaria concretezza, non sono un economista, sono un modestissimo giurista, ma mi piace affrontare i temi avendo consapevolezza di quello che ci accade intorno, di quello che ci accade concretamente, di come vivono le famiglie, di quali sono le aspettative dei nostri ragazzi, perché diversamente ci fermeremo al lato accademico-scientifico senza avere la capacità di trasferire questi elementi di conoscenza sul piano pratico. Che cosa vuol dire essere realisti in questo momento? Vuol dire riconoscere il diritto di critica rispetto alla condizione insostenibile che stiamo vivendo solo ed esclusivamente a chi si assume la responsabilità di offrire un'alternativa. Qui si sono sviluppati dei ragionamenti, delle prospettive, i rapporti con l'euro, l'uscita, la Germania, sono delle prospettive, delle proiezioni che hanno un fondamento scientifico e che definiscono un percorso. Chi critica queste prospettive ha il dovere di presentare un progetto alternativo. Non può limitarsi a individuare alcuni pezzi del progetto e a criticarli senza assumersi la responsabilità di sottoporre all'attenzione dei cittadini una soluzione alternativa. Questo è semplicissimo, questa è la base della democrazia. Io ho fatto il sindaco, ho avuto un'esperienza da sindaco, la mia opposizione non poteva andare via dal Consiglio Comunale se non mi spiegava le ragioni della sua contrarietà. La mia opposizione stava fino alle 2 di mattina se non definiva una proposta alternativa alla mia da votare, altrimenti era costretta a votare la mia, perché la democrazia presuppone il dissenso, alla condizione imprescindibile che il dissenso sia accompagnato da una proposta alternativa. Loro non hanno una proposta alternativa, perché anche l'idea che i tagli agli sprechi, alle inefficienze, alla spesa pubblica in generale possa essere una soluzione è un'idea che è fallita. Monti è stato il Presidente del Consiglio che ha tagliato più di tutti la spesa pubblica e con Monti il debito pubblico è cresciuto di 100 miliardi, quindi l'idea di poter intervenire sul fronte della spesa è un'idea che è fallita, perché abbiamo un caso e un esempio recentissimo che ce lo dimostra. Io con questo, è una sottolineatura che voglio fare, non credo che chi sostenga le debolezze del sistema e la prospettiva della quale abbiamo discusso fino ad oggi debba deresponsabilizzarsi rispetto al disastro della spesa pubblica italiana. Attenzione, io credo che la spesa pubblica non debba diminuire anche in relazione alla spesa pubblica di altri paesi superiori rispetto a quella italiana, ma debba certamente migliorare in termini di qualità e di efficienza. Quindi sarebbe impensabile mettere in discussione il sistema nel quale ci troviamo senza assumerci la responsabilità di processare anche la pessima spesa pubblica che abbiamo in Italia. Una spesa pubblica che coincide con un apparato burocratico elefantiaco che dovrebbe essere pagato per risolvere i problemi dei cittadini e delle imprese e che invece in realtà molto spesso, abbiamo sentito anche ieri, si risolve in un ostacolo allo sviluppo e alla crescita delle nostre attività economiche. Io parlo di realismo e di diritto di critica che riconosco solo a chi offre soluzioni alternative, perché per esempio nell'intervento dell'onorevole Gozzi, che in parte ho apprezzato, ho colto una rappresentazione inesistente della realtà. La prospettiva di recuperare l'Europa politica è una prospettiva perduta per colpa dell'euro. L'Europa politica presupponeva anche rispetto a quelle che erano le previsioni dei trattati il raggiungimento di un sistema solidale tra popoli, il raggiungimento dell'occupazione negli Stati membri, il raggiungimento di un equilibrio, di una simmetria tra le economie degli Stati membri. Questo forse poteva essere possibile 15 anni fa, oggi l'euro ci ha ulteriormente allontanato, le nostre economie hanno fondamentali molto più diversi rispetto a quelle che avevano quando l'euro è stato introdotto. Quindi pensare che oggi si possa recuperare il tempo perduto invocando la prospettiva di un'Europa politica credo che sia un errore incredibile, perché l'Europa politica si è ulteriormente allontanata rispetto a quanto non lo fosse già prima. Certamente l'euro è stata la responsabilità, io personalmente non credo che nessuno abbia mai autorizzato nessuno di sacrificare, e in questo condivido perfettamente quello che dice il professor Guarino, nessuno ci ha mai chiesto di sacrificare i principi della nostra carta costituzionale sull'altare della stabilità dei prezzi. Io non mi ricordo che mai il popolo italiano sia stato messo nella condizione di votare la rinuncia, l'abdicazione, l'articolo 1 della nostra carta costituzionale in nome della stabilità dei prezzi. Non me lo ricordo, e quindi perché non esiste. Quindi non credo che i trattati possano esercitare una forza così dirompente, e questo ribadisco la condivisione dell'impostazione giuridica sia del professor Guarino che del professor Barbara Caracciolo. Sono assolutamente convinto del fatto che molta parte dei trattati siano inventati e la parte attuata è attuata
decisamente male. Io non credo che ci siano più le condizioni per andare avanti con questo sistema e ho sviluppato, sempre partendo da un approccio empirico, pratico dei problemi, e ho sviluppato anche la convinzione che il sistema non possa essere corretto, perché quando si chiede la possibilità di ottenere deroghe rispetto ai vincoli introdotti dall'Unione Europea, non ci si rende conto del fatto che se noi dovessimo ricevere la possibilità di beneficiare di una deroga, diventeremo ancora meno credibili per le agenzie di rating. Ah, tu sei in quel paese che non è riuscito a rispettare, che ha chiesto di sforare. Questo vuol dire che i 100 miliardi di debito del 2015 diventerebbero 150, perché i mercati ai quali siamo costretti a rivolgerci per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici, per tenere aperti gli ospedali, direbbero tu sei ancora meno credibile e di conseguenza ti faccio pagare di più i soldi. La vera anomalia del sistema è quella di aver costretto uno Stato, un paese, a rivolgersi agli sportelli bancari per chiedere prestiti. Questo è l'assurdo, che non trova riscontro in nessun'altra parte del mondo. Anche qui, rispetto a chi ritiene che le prospettive delle quali discutiamo non siano perseguibili, dovrebbe avere il senso di responsabilità di interrogarsi: ma il mondo è tutto idiota, sono tutti imbecilli? I 200 paesi che adottano lo stesso identico sistema, quello della sovranità democratica e della sovranità monetaria, sono pazzi loro o siamo pazzi noi che ci siamo ficcati in questo casino? Io non credo che il problema del debito, che non esiste da nessuna parte, debba essere vissuto in termini drammatici, come appena abbiamo visto quello che è accaduto dalla Grecia. Il problema del debito deve essere gestito da un paese che esercita fino in fondo la propria sovranità, e non penso che le valutazioni che sono state fatte fino ad oggi siano quelle possibili e quelle lecite. Quindi io credo che, in assoluta sincerità, la politica italiana, se fosse seria, dovrebbe mettere i cittadini di fronte alla scelta di costruire due futuri diversi. Parliamoci chiaramente. Andando avanti in questa direzione, usciremo dalla recessione. Adesso dicono che il Portogallo sia uscito dalla recessione, e ci credo, dopo che è affamato e è reso disoccupati 10 milioni di lavoratori, basta che uno trovi un posto di lavoro che già comincia a segnare il segno più. Però bisogna vedere in quali condizioni di arretratezza hai riportato le economie. Ora bisogna capire se andare avanti così, ed è evidente che questo sistema spinge, è inutile fingere e fare l'ipocrita. Questo sistema spinge per colpire il costo del lavoro. L'obiettivo di questo progetto è quello di creare una sacca di manodopera a bassissimo costo, e la Germania del resto riesce ad essere così competitiva nell'export perché ha 7 milioni e mezzo, 8 milioni di lavoratori che guadagnano 500 euro. Se in Italia avessimo 8 milioni di lavoratori a 500 euro, diventeremo anche noi fenomeni. Poi anche rispetto all'onorevole Borghesi, che ha qualche modo redarguito il professor Guarino, responsabilizzando di non aver fatto presente queste cose negli anni 90 quando era ministro. Io negli anni 90 pensavo che concorrenza, la parola concorrenza, evocasse un contesto nel quale, da condizioni di partenza identiche, due imprenditori fossero messi nella condizione di competere. Condizioni di partenza identiche, due imprenditori cercano di sviluppare il loro know-how per consentire a uno di competere con l'altro. Io negli anni 90 ero convinto che la concorrenza rappresentasse un bene, ma evidentemente non avevo contezza del fatto che poi l'economia si sarebbe consegnata alla finanza, e non avevo contezza del fatto che l'artigiano italiano, che produce le scarpe pagando il costo del lavoro 3.000-3.500 euro al mese, si sarebbe dovuto mettere in competizione con chi produce le scarpe in Bangladesh sfruttando i bambini e pagandogli 80 euro, perché il sistema fondamentalmente è questo. Noi abbiamo chiesto all'artigiano italiano di essere competitivo e concorrenziale con la multinazionale che sfrutta i bambini in Vietnam e in Bangladesh e vende a 80 euro. Ci hanno detto, quando hanno introdotto questo meccanismo di globalizzazione dei mercati, che lo ricordo perfettamente, ci hanno detto che ne guadagnerà il consumatore, perché avrà la possibilità di comprare un paio di scarpette, non diciamo la marca, a un prezzo dimezzato rispetto ai prezzi dell'euro. In realtà non è così. Non è così, perché se andate a valutare il valore di vendita del prodotto lavorato fuori, adesso non voglio fare i nomi di multinazionali nel settore dell'abbigliamento sportivo, il valore di vendita è cresciuto. Quello che è cambiato è che, mentre 15 anni fa erano prodotti in Italia, ci lavorava l'artigiano, li vendeva a 40, la multinazionale li vendeva a 80, adesso la multinazionale li vende a 120, ma li paga 5 euro facendo il lavorare in Bangladesh o in India, piuttosto che in altra realtà. Ci ha guadagnato il consumatore? No, il consumatore non ci ha guadagnato niente, perché il prezzo è cresciuto e l'artigiano nel frattempo ha chiuso ed ha smesso di lavorare. Questa è concorrenza? Io dico di no.
La concorrenza è un sistema che mette le condizioni, imprenditori che partono da condizioni di partenza identiche, di poter competere. Questa non è concorrenza, è distruzione del nostro mercato, ma c'è una volontà scientifica. Perché poi tutte queste, io sono 7-8 mesi che approfondisco questi temi, perché non mi rassegno all'idea del declino. Mi sento anche io italiano, orgogliosamente italiano, e non riesco ad accettare che molti di noi vivano questo senso di colpa incredibile rispetto a chiunque dall'estero si permette di offenderci. Offenderci che? Cioè, l'Italia ha una storia gigantesca, il popolo italiano è un popolo che ha dimostrato nei secoli la sua grandezza. Diciamo che piuttosto per responsabilità di alcuni politici che ancora oggi non hanno la capacità, la schiena dritta di far valere le nostre ragioni, stiamo vivendo un momento drammatico, ma rispetto in un contesto di anomalia incredibile rispetto a quello che accade in tutto il resto del mondo. Quindi è una pagina scritta. Noi non siamo nella condizione di uscire da questa crisi drammatica. Quando Letta dice usciamo dalla recessione tra una a pagina 2 di un Bignani d'economia, a pagina 2, c'è scritto che i momenti recessivi devono essere gestiti aumentando la spesa pubblica e riducendo la pressione fiscale, a pagina 2 di un manuale di economia. L'Europa ci chiede di fare esattamente il contrario, cioè di intervenire sulle tasse e di tagliare la spesa pubblica. Letta mi deve spiegare come facciamo uscendo dalla recessione se facciamo il contrario di quello che è scritto a pagina 2 di un manuale di economia. A pagina 3 di un manuale di economia c'è scritto che se lavori per tenere l'inflazione bassa produci disoccupazione. Se oggi il problema, il mantra dell'Unione Europea è l'inflazione bassa, curva di Phillips si chiama, è la curva di Phillips, no? Cioè se tu oggi lavori esclusivamente per tenere l'inflazione bassa, tu accetti in partenza l'idea di generare milioni di disoccupati. È evidente, cioè è l'ABC dell'economia. Quindi di cosa stiamo a discutere? Chi ragiona di ripresa a portata di mano dice il falso, è ipocrita e finisce a metterci nei guai ancor più di quanto ci siamo ficcati già adesso. Quindi a me piacerebbe, e concludo il mio intervento, se fossi in una democrazia vera, perché non siamo una democrazia vera, tutto questo accade al di fuori delle regole della partecipazione democratica. Se fossimo una democrazia vera, i cittadini sarebbero messi nella condizione di scegliere: andiamo avanti così e costruiamo una società con 8-10 milioni di lavoratori a 500 euro, tagliando la spesa pubblica. Chi colpisce la spesa pubblica? Colpisce quello che si può pagare la scuola privata? No. Colpisce quello che si può curare negli Stati Uniti? No. Il taglio alla spesa pubblica colpisce la famiglia che non ha le possibilità economiche e che deve mandare il figlio alla scuola pubblica, che deve curarsi in un ospedale pubblico. Quindi se tagli la spesa pubblica colpisci quelle categorie sociali. Quindi soluzione A, andiamo avanti così, avremo 10 milioni di lavoratori a 500 euro, tagli drammatici alla spesa sociale e magari usciremo dalla recessione però avendo stravolto il modello di società che abbiamo immaginato in questi anni. Oppure soluzione B, interveniamo, lavoriamo nelle forme che studieremo insieme per recuperare fino in fondo la nostra sovranità democratica e monetaria. Grazie.